Provo a condividere lo schermo intero. Li vedete i protagonisti di questo incontro? Sì, sì, vediamo. Fantastico, perché appunto parleremo di loro, parleremo di questi due capolavori che sono capaci di portare al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria veramente turisti da ogni parte del mondo, ma di questo parleremo dopo. Qui li vediamo nella loro bellezza, nei loro dettagli, appunto attraverso gli occhi e la luce di Luigi Spina, il meraviglioso volto del bronzo A e il volto del bronzo B. Una storia che proprio quest'anno, tra il 2022 e il 2023, compie 50 anni, perché i bronzi di Riace sono stati scoperti nell'ormai lontano 16 agosto 1972, e da allora sono al centro di studi e ricerche che hanno coinvolto tutti i protagonisti della storia dell'arte antica, sempre intorno alle stesse domande: da dove vengono, chi raffiguravano, quale artista o quali artisti li hanno creati, quando furono creati e quando arrivarono sui fondali di Riace. Tutti questi aspetti che ho sintetizzato in questa tavola li lascio a Riccardo. Quello che sarà il mio intervento è invece raccontare un altro degli aspetti di questi 50 anni dei bronzi di Riace. Un aspetto che, come dicevo prima, inizia il 16 agosto 1972 a Riace Marina, non lontano dal centro, in località Forticchio, in una giornata quasi di fine estate. Era appena passato Ferragosto, e un uomo come tanti, un uomo come ognuno di noi, decide di immergersi, di fare una nuotata e di iniziare una battuta di pesca subacquea al polpo, quando d'un tratto scorge qualche cosa. Lui stesso, che è Stefano Mariottini, un allora giovane chimico romano, ha dichiarato: ero come al solito alla ricerca di scogli isolati, quando in una piccola zona sabbiosa vidi una parte di una spalla di colore scuro che fuoriusciva dal fondo marino. La forma del muscolo era così chiaramente visibile e definita che non vi era alcun dubbio che si trattasse di un braccio umano. Pensai in un primo momento che potesse essere un cadavere nascosto dalla sabbia, ma il particolare anatomico che stavo osservando era netto, pulito, senza alcuna traccia di gonfiore. Quindi puntai verso il fondo e andai a toccare quella spalla. Il suo colore era verde scuro e si trattava di un oggetto in metallo, chiaramente bronzo. In queste parole di Mariottini possiamo solo immaginare lo stupore, la meraviglia, la sorpresa che provò in quel momento, quando dopo millenni fu il primo a toccare la statua oggi nota come Bronzo B. Qui vediamo un'immagine di quei giorni, di qualche giorno dopo in realtà, e vediamo qui affiorare i glutei di una delle spalle e quella che era la situazione dell'area di rinvenimento dei bronzi di Riace. Ma quello che il destino riservava a Mariottini era ancora di più. E lui stesso continua a dichiarare: nel corso di uno dei momenti di permanenza in superficie, guardando verso il fondo così vicino, notavo, a circa un metro dalla statua già scoperta, un'alluce e un ginocchio appena fuori dalla sabbia. Si trattava di una seconda statua in bronzo che giaceva supina, coperta per tutta la sua lunghezza da uno strato sottile di sabbia.
Quindi non una, bensì due diverse grandi statue in bronzo, una accanto all'altra. Quello stesso giorno Mariottini, dopo aver lasciato un segnale nell'area di rinvenimento, informa il soprintendente per i beni archeologici della Calabria, Giuseppe Foti, che era in procinto di partire per il Mar Nero per un convegno. E il giorno dopo formalizza la denuncia della scoperta. Foti chiede supporto non avendo personale formato per le indagini subacquee, chiede supporto al nucleo carabinieri sommozzatori di Messina, che in quel momento, in quel giorno, erano impegnati in altre attività, e affida, proprio considerando il suo viaggio, l'incarico di effettuare i sopralluoghi e gli eventuali successivi recuperi al giovanissimo Pier Giovanni Guzzo. Io immagino solo, come dire, i dubbi che poteva avere Foti nel ricevere queste informazioni, cioè la scoperta di due diverse statue, una accanto all'altra. Però per verificare le informazioni, appunto, incaricò Pier Giovanni Guzzo. E Pier Giovanni Guzzo si recò nel mare di Riace il 19 agosto 1972, esattamente 3 giorni dopo il primo avvistamento, e durante il suo sopralluogo confermò la presenza delle due statue. Qui vediamo sempre alcune immagini di quei giorni. Queste fotografie sono dell'avvocato Fulvio Rizzo di Reggio Calabria, che appunto si recò subito sul luogo per documentare quello che stesse succedendo. E il 21 agosto 1972 avviene il recupero della prima statua. La prima statua ad essere recuperata è il bronzo B, che fu imbracato con funi e portato in superficie tramite un pallone gonfiato ad ossigeno. E questa è una delle più celebri foto di quel giorno. Vediamo il bronzo B quasi, cioè praticamente completamente riconoscibile in ogni suo dettaglio, con una superficie quasi completamente esposta al momento del recupero. E vediamo anche un altro aspetto che caratterizzerà la storia dei bronzi di Riace: la capacità di richiamare subito una grande folla di persone. Tanti curiosi iniziarono ad accorrere sul luogo della scoperta e iniziarono a circondare la statua che a braccia veniva portata lungo sulla spiaggia. Qui vediamo ancora un'immagine della parte superiore del bronzo B, e quindi vedete chiaramente come fosse pulita quasi tutta la barba, la parte della calotta cranica, insomma uno stato di conservazione eccezionale. E qui vediamo una fotografia anche con Stefano Mariottini, che è esattamente quello al centro. Il giorno stesso la statua viene caricata su un camion, viene adagiata su una barella di fortuna fatta con un materassino in lattice, e viene trasportata immediatamente al Museo Nazionale di Reggio Calabria, dove nella sera stessa iniziano le prime operazioni di pulitura. Il giorno dopo la stessa attività riguarderà il bronzo A. Queste sono le foto di quel giorno, e vediamo appunto il bronzo A appeso al pallone che lo avrebbe portato in superficie, circondato dai sommozzatori, dai carabinieri sommozzatori di Messina. E qui lo vediamo con imbracato con le funi, e vediamo un altro dettaglio di cui magari poi parlerà anche Riccardo: questo frammento di anfora inserito fra il fianco e il braccio della statua. Un frammento di anfora che poi darà adito a tutta una serie di ipotesi sulla presenza dei bronzi di Riace proprio nel mare di Riace.
Questa è un'altra delle foto celebri di quel giorno, il 22 agosto 1972, dove vediamo il bronzoaio e vediamo anche il giovanissimo Pier Giovanni Guzzo qui in piedi a dirigere le operazioni. E l'aspetto che lasciò tutta una serie di anche di questioni risolte fu l'assenza di qualsiasi traccia di relitto intorno alle statue. Qui vediamo un dettaglio del bronzoaio al momento del trasporto verso il museo. Vediamo quanta gente fu capace di riunire intorno al luogo della scoperta, tutta questa folla di persone che sempre accompagnerà i bronzi di Riace per tutta la loro storia, ma vediamo anche in realtà come i dettagli, come il volto del bronzoaio fosse completamente ricoperto da strati di incrostazione sabbiosa marina. Nonostante tutta la folla presente sul luogo di rinvenimento, la notizia della scoperta passò molto sottotono, uscì solamente un brevissimo trafiletto fra titoli di secondo ordine sulla Gazzetta del Sud, dal titolo Statua bronzea nel mare di Riace, 19 agosto 1972, e poi un nuovo trafiletto dal titolo Nel museo le statue, il 23 agosto 1972. Intanto i bronzi di Riace erano arrivati al Museo Nazionale di Reggio Calabria. Qui li vediamo vediamo il bronzoaio in una delle prime fotografie, in una fotografia che secondo me è estremamente suggestiva, perché troviamo una accanto all'altra il primo rinvenimento di cui si ha memoria a Reggio Calabria, che è questo basamento del Corrector Lucani et Plutiorum, rinvenuto alla metà del Cinquecento a Reggio Calabria, e l'ultimo arrivo, che è appunto il bronzoaio. E qui vediamo una foto del soprintendente Foti con il bronzo B accompagnato dai sommozzatori, dai carabinieri sommozzatori. Come dicevo prima, subito iniziarono le operazioni di pulitura, che fu una pulitura meccanica, e le operazioni furono affidate a due restauratori della soprintendenza, Giuseppe Spinella e Pasquale Violi, che con gli strumenti che avevano a disposizione iniziarono a ripulire le superfici esterne dei bronzi di Riace. Qui vediamo un dettaglio della testa del bronzoaio prima delle operazioni di pulitura, e qui vediamo invece la sorpresa di Foti man mano che il volto del bronzoaio veniva ripulito. Lui stesso dichiara: la statua il cui viso, coperto di ghiaia, era irriconoscibile, in poche settimane palesò il suo predominio sull'altra. Apparvero gli occhi di avorio e le ciglia di rame, le labbra di rame, i riccioli dei capelli e della barba, e sul corpo, fatte a parte e di rame, le areole dei seni. E qui vediamo una foto suggestiva proprio di questi momenti della pulitura e dell'affioramento dei dettagli originali della meravigliosa testa del bronzoaio. Il 12° convegno di studi sulla Magna Grecia, che si tenne a Taranto fra l'8 e il 14 ottobre di quell'anno e che era dedicato al tema economia e società nella Magna Grecia, fu la prima occasione di presentazione al pubblico dei bronzi di Riace, e lo fece proprio Foti con queste immagini. Ovviamente la notizia della scoperta iniziò a circolare fra gli studiosi, quindi c'era una grande attesa nella proiezione di queste prime immagini, e Foti presentò così le due statue. Si tratta di due figure nude, stanti, maschili, delle quali una con il capo coperto da elmo attico. Imbracciano uno scudo, ora perduto ed evidenziato dalla sola maniglia di presa, e dovevano avere, nella destra abbassata, un'arma offensiva, una asta o una spada.
Ai piedi, i grandi tasselli di piombo denunciano che le due opere sono state strappate dalle basi originali. Sono certamente, conclude, due originali della grande arte dei bronzisti greci del V secolo a.C. Intanto proseguivano le operazioni di pulitura dei bronzi di Riace e proseguiva anche la presenza di studiosi incuriositi dalle due statue che appunto accorrevano a Reggio Calabria. Nel frattempo però questi restauri, questi primi restauri, iniziavano a diventare troppo complessi e quindi il soprintendente Foti chiese supporto al soprintendente per i beni archeologici della Toscana. E perché? Perché a Firenze era stato allestito il più dotato laboratorio di restauro a seguito della grande alluvione del 1966 e grazie alla disponibilità del soprintendente il 17 gennaio 1975 i bronzi di Riace furono trasferiti al laboratorio del centro di restauro della soprintendenza archeologica della Toscana. Qui vediamo alcune foto di quel momento. Iniziò un grande progetto di documentazione e di restauro. Il restauro del bronzo A fu affidato a Edilberto Formigli, il restauro del bronzo B fu affidato invece a Renzo Giachetti, due personaggi che poi diventeranno protagonisti anche della prima presentazione di questi restauri qualche anno dopo, nel 1984. Le attività si svolsero in maniera molto attenta, ci fu una prima documentazione fotografica di dettaglio, continuarono le operazioni di pulitura meccanica dalle incrostazioni, lavaggi con acqua deionizzata, ma la grande novità di questo intervento fu l'avvio dell'eliminazione delle terre di fusione, perché le due statue erano ancora piene delle originali terre di fusione che a seguito della permanenza in acqua erano completamente imbibite di sali e quindi innescavano processi di corrosione sempre attivi. L'altra operazione che fu fatta fu l'eliminazione dei tenoni. I tenoni vennero fatti dei calchi e poi i tenoni vennero eliminati. Perché? Perché l'avvio dell'eliminazione delle terre di fusione iniziò dalle teste delle due statue. Entrambe le statue hanno dei fori antichi che appunto permisero l'avvio di questa attività, però permisero di giungere soltanto nella parte praticamente fino al collo. Tutta la parte inferiore delle gambe fu operata proprio tramite i nuovi fori ottenuti tramite l'eliminazione dei tenoni. E questo permise anche di scoprire che all'interno delle gambe avvolte dalle terre di fusione vi erano delle barre di sostegno, di rinforzo in lamina di ferro ripiegata. Qui vediamo alcuni magnifici dettagli di quelle operazioni, perché si pulirono gli occhi. Questa è una bellissima foto di uno degli occhi del bronzo A. Qui vediamo i piedi di una delle due statue ancora durante la fase di eliminazione del tenone, e qui vediamo ormai il piede completamente aperto senza più il tenone. Questa fu un'operazione completamente nuova che poi diede il via ad un'intera disciplina di studio della statuaria in bronzo antica e non solo. L'osservazione dentro l'opera, non più osservare le statue attraverso le loro superfici esterne, ma anche osservarle attraverso le superfici interne, quelle che ovviamente non dovevano
essere a vista, ma erano anche quelle che conservavano maggiori dettagli proprio sulla tecnica di realizzazione delle due opere. E attraverso tutta una serie di indagini si giunse a due conclusioni. Intanto che il bronzo B fosse stato restaurato già in antico, perché gran parte del il bronzo A e gran parte del bronzo B furono realizzati con una lega binaria rame stagno, mentre il braccio destro del bronzo B e l'avambraccio sinistro presentavano una lega ternaria rame stagno piombo, proprio relativa ad una sostituzione, ad un restauro, forse a seguito della caduta della statua. L'altro aspetto era relativo alla tecnica di realizzazione, perché i due restauratori giungono alla conclusione che i bronzi di Riace furono realizzati con il metodo indiretto, quindi con l'utilizzo di matrici sulle quali applicare gli strati di cera e poi riempire, diciamo, questo spazio intermedio con quella che poi sarebbe diventata la terra di fusione. Tutti questi risultati vennero pubblicati nel 1984 in un numero speciale del Bollettino d'Arte, un volume che credo tutti noi conosciamo. Fu la prima presentazione scientifica dei bronzi di Riace, sia dal punto di vista appunto degli aspetti stilistici. Ci sono i due bellissimi articoli di Claudio Sabbione che descrivono nel dettaglio le due statue, ma anche gli aspetti tecnici. Qui vediamo alcune descrizioni appunto estratte da quel volume, però non entro per brevità in questi dettagli. Ovviamente era la grande presentazione in particolare degli aspetti tecnici, ma arriviamo alla presenza dei denti, gli occhi, i capezzoli, le labbra, tutto quanto veniva evidenziato appunto per la capacità, la straordinaria capacità tecnica della bottega nella quale furono creati i bronzi di Riace. Il momento storico per i bronzi fu il 15 dicembre 1980, perché si aprirono le porte della prima esposizione al pubblico delle due statue, una esposizione che in realtà doveva essere la presentazione di un restauro, non tanto la presentazione delle due statue, e questo avvenne nel Museo Archeologico di Firenze. Qui vediamo le immagini di quell'esposizione, un'esposizione inizialmente destinata a durare solo 4 settimane, quindi destinata a concludersi più o meno alla metà del mese di gennaio. Però dopo un inizio piuttosto silenzioso, tutti ricordiamo l'enorme successo che ebbe questa esposizione, con file e file di visitatori che iniziarono a crearsi proprio davanti all'ingresso del Museo Archeologico di Firenze. Scene quasi di delirio. Poi furono raccontati tutti questi fenomeni dalla televisione, dalla radio. I bronzi di Riace diventarono protagonisti un po' del dibattito di quel periodo, tant'è che l'esposizione fu prorogata fino al 24 giugno dell'anno successivo, del 1981, scusate, c'è un piccolo errore. Nel frattempo si accendeva un altro dibattito: dove destinare i bronzi di Riace, a quale città? Ovviamente da un lato Firenze li voleva per sé, si considerava centro, culla della cultura, centro dei flussi turistici. Roma dall'altra parte voleva lo stesso, e in Calabria Luigi Lombardi Satriani, all'interno di un convegno che proprio si tenne quell'anno, dichiarò:
I calabresi vengono così informati dalla radiotelevisione, dai giornali, dalle file interminabili di persone desiderose di vederli, di toccarli. Si diffonde in Calabria un atteggiamento misto di soddisfazione e, per quanto indirettamente un successo di qualcosa di calabrese e un successo della Calabria, e di irritazione perché la permanenza fuori sede dei Bronzi si prolunga. L'intervento decisivo fu del Presidente della Repubblica, di Sandro Pertini, che decise di destinarli definitivamente alla Calabria, creando veramente una grande opportunità di promozione per tutta la regione. Però prima di mandarli in Calabria e in particolare al Museo Nazionale di Reggio Calabria, li volle al Quirinale per una breve sosta, tra virgolette, tra il 29 giugno e il 12 luglio 1981, quando furono esposti nella Sala della Vetrata. Qui vediamo il presidente con accanto il Bronzois. Questa era l'esposizione delle due statue nel Quirinale, dove si ripeté il successo dell'esposizione fiorentina. Consideriamo che in quelle 4 settimane di esposizione si tenne una media di circa 12.000 visitatori al giorno. Qui vediamo sempre alcune immagini di quell'esposizione. Nel frattempo a Reggio iniziavano i lavori per allestire quella che poi sarebbe diventata la Sala dei Bronzi. Una sala che fu inaugurata il 3 agosto 1981, e da quel momento i Bronzi di Riace non lasceranno mai il museo di Reggio Calabria, in particolare Reggio Calabria. Il progetto di allestimento fu dell'architetto Mario Semino, che immaginò questi due alti piedistalli sui quali ergere i Bronzi di Riace, al centro, diciamo su un angolo di queste basse piattaforme, ruotati di 45 gradi, proprio per dare maggiore dinamismo all'esposizione. Oltre ai Bronzi di Riace, nella sala fu esposta soltanto la testa del filosofo, scoperta nel 1969 nelle acque di Porticello. Elena Lattanzi, che aveva preso il posto del soprintendente Foti, così descrive l'allestimento. L'idea di un allestimento che collegasse le statue con la sezione sottomarina, anziché isolare le statue come capolavori, si deve al professor Foti, con la realizzazione dell'architetto Semino, responsabile del centro progettazioni del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. La vasta sala rettangolare del museo, divisa in 3 campate da pilastri, è stata ricavata da una profonda ristrutturazione degli ambienti sotterranei del museo. Si è cercato di creare un ambiente di grande luminosità, dove la luce diffusa su fondi chiari e neutri evidenzia ed esalta le statue bronze. Un nuovo successo coinvolge i Bronzi di Riace con circa 300.000 visitatori in soli 2 mesi e punte di circa 20.000 visitatori al giorno. Ci furono ancora qui scene che sono quelle che un po' tutti quanti ricordiamo. Molti di noi andarono ad ammirare i Bronzi di Riace, io stesso fui uno di quelli, proprio in quel periodo, proprio quell'anno. E una bellissima testimonianza diretta di quel momento è questo video di Mia Martini, speriamo riesca a farlo partire, che fu girato proprio in quelle settimane all'interno della Sala dei Bronzi. Oggi tutti liberi di me,
Dimmi che sono tanto fragile e senza te mi perderò, piccolo uomo, non mandarmi via. Io, piccola donna, morirei. È l'ultima occasione per vivere. Vedrai che non la perderò. No, è l'ultima occasione per vivere. Avrò sbagliato, sì, lo so, ma insieme a te ci riuscirò. Perciò ti dico, piccolo uomo, non mandarmi via. Oh, oh, io, piccola donna, muoio se mi lascerai. Aria di pioggia fu di noi. Certo se fossi al posto tuo, io so già che cosa ti direi. Da sola mi farei un rimprovero e dopo mi perdonerei. Piccolo uomo, non mandarmi via. Intanto continuavano le domande intorno ai bronzi di Riace, si alimentavano sempre più questioni relative alla presenza degli elmi, alla presenza degli scudi, le lance. Così la soprintendenza avviò delle ricerche sul luogo di rinvenimento, ricerche che però non diedero grandi risultati. Si trovarono pochissime cose, alcuni anelli in piombo che facesse che potesse testimoniare una qualche presenza di relitto antico e di oggetti relativi alle armi delle due statue. L'arrivo dei bronzi di Riace al Museo di Reggio Calabria fu un momento eccezionale, un momento che portò il museo alla ribalta non solo nazionale ma anche internazionale e fu anche l'inizio del progetto di ampliamento e rinnovamento del museo stesso, cogliendo l'opportunità dell'anniversario dei 100 anni del Museo Civico. Il Museo Civico di Reggio Calabria fu istituito nel 1882 e quindi in occasione di questi 100 anni furono allestite le nuove sale. Si svolsero grandi lavori all'interno degli spazi espositivi. Qui vediamo alcune immagini di quel momento e nacquero la sala di Caulonia, la vediamo qui, la sala del santuario di Ciron Marina, la sala di Medma, tantissime furono le nuove sale tematiche del museo. E il 2 marzo 1982 avvenne l'inaugurazione dei nuovi spazi, ancora una volta alla presenza del Presidente della Repubblica. Qui vediamo proprio all'interno della sala bronzi una giovane Elena Lattanzi accanto a Sandro Pertini. I bronzi continuavano ad attrarre i visitatori, ma mostravano
comunque segnali di stati corrosivi attivi. E proprio attraverso queste osservazioni si giunse alla conclusione della necessità di un nuovo intervento di restauro. Un intervento di restauro che iniziò nel 1992, ma che a differenza di quello precedente si svolse proprio all'interno del museo. I bronzi vennero sollevati, vennero staccati dalle basi originali e si creò un laboratorio di restauro all'interno della sala dei bronzi, nella parte finale della sala, in modo tale che una delle due statue restasse esposta, mentre l'altra, coricata, veniva sottoposta agli interventi di restauro sotto gli occhi dei visitatori, perché vi era questa passerella sopraelevata che appunto permetteva ai visitatori di osservare le attività di restauro. Fu un'equipe mista fra restauratori dell'Istituto Centrale del Restauro, Mario Micheli e Massimo Vidale, e restauratori della Soprintendenza Archeologica della Calabria, Irene Spuri, Giuseppe Sgro e Vincenzo Calafiore. Qui vediamo alcune delle foto di questo cantiere, un cantiere che fu estremamente particolare perché doveva partire come il completamento dell'eliminazione delle terre di fusione, ma in realtà divenne un microscavo quasi chirurgico, quasi ospedaliero, perché proprio furono utilizzati tutti gli strumenti che contemporaneamente venivano utilizzati nelle sale operatorie. Perché? Perché man mano che le attività di eliminazione delle terre di fusione andavano avanti, si notò una cosa, che la struttura delle terre di fusione in realtà fosse inconciliabile con il metodo indiretto di creazione delle due statue, perché le terre di fusione non si presentavano in maniera confusa come un ammasso informe, ma in realtà seguissero un andamento a strati concentrici. Qui vediamo alcuni dettagli appunto delle riprese che furono realizzate durante l'eliminazione di queste terre di fusione. Le terre di fusione a quel punto iniziarono ad essere campionate, iniziarono ad essere disegnate e ancora oggi si conservano perfettamente documentate negli archivi dell'Istituto Centrale del Restauro. Una situazione di questo tipo, qui vediamo una soluzione, appunto negava la possibilità che i bronzi di Riace fossero stati realizzati con il metodo indiretto, testimoniando chiaramente l'utilizzo invece del metodo diretto, quindi la presenza, l'utilizzo delle barre in ferro come sostegno intorno alle quali avvolgere gli strati argillosi delle terre di fusione e poi su queste stendere gli strati di cera, poi rivestire il tutto con il mantello e quindi andare avanti con il ciclo che tutti quanti noi conosciamo. E questa fu la grande rivoluzione dei restauri 1992-1995. Ancora un'immagine di quel restauro, qui vediamo le barre metalliche, le barre di ferro di rinforzo e gli strati concentrici avvolti intorno ad esse. E quindi, come dicevo prima, la conclusione fu che i bronzi di Riace furono realizzati con il metodo diretto. Nel 1995 i bronzi di Riace tornano in esposizione, tornano nella loro sala, una sala che ripropone quello che era l'allestimento precedente, però con una grande differenza. I basamenti, non più i basamenti molto alti del 1981, ma dei basamenti molto più bassi, frutto di un dibattito proprio tra gli archeologi, tra cui Giuliano,
vabbè, l'Alzheimer ora mi prende, Antonio Giuliano, che appunto permise di immaginare un'altezza di circa 40 centimetri prossima a quella dei basamenti su cui forse erano erette le due statue nell'antichità. La sala fu dotata di un nuovo impianto microclimatico, di un nuovo sistema di illuminazione, ma in particolare le due statue furono sollevate su basamenti antisismici. I bronzi di Riace sono le prime statue, tra virgolette, al mondo ad essere poste su basamenti antisismici. In questo caso i basamenti furono progettati e realizzati dall'Ansaldo, che aveva anche sponsorizzato il cantiere di restauro 1992-1995. Poi vedremo invece quelle più recenti progettate e realizzate dall'Enea. Nel 2009, e mi avvio verso la fine di questo racconto, inizia un nuovo capitolo della storia dei bronzi, perché il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria viene completamente chiuso, svuotato, per essere ristrutturato in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Ancora una volta viene allestito un cantiere di restauro, ma questa volta non si può realizzare questo cantiere all'interno del museo, e quindi si trova la soluzione di allestirlo nel Palazzo del Consiglio regionale della Calabria, Palazzo Campanella, un restauro che inizia nel 2009 e andrà avanti fino al 2011. Qui vediamo una foto di questo restauro. Vediamo il restauro fu coordinato da Simonetta Bonomi, che allora era superintendente per i beni archeologici della Calabria, e fu svolto da Paolo Donati dell'Istituto Centrale del Restauro e da Nuncio Schepis della Superintendenza per i beni archeologici della Calabria. Il 13 dicembre a dicembre del 2013 i bronzi di Riace tornano in maniera trionfale al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Sono i primi a tornare, i primi ad essere esposti, accompagnati personalmente durante il loro viaggio dall'allora ministro per i beni culturali Massimo Brai. Qui vediamo un'immagine del sollevamento notturno, perché tutte queste attività si svolsero di notte, sia il trasporto da Palazzo Campanella al museo, sia il sollevamento sulle nuove basi. Appunto qui vediamo le nuove basi progettate e realizzate dall'Enea. Un momento dell'installazione, dell'ancoraggio dei bronzi di Riace, anche questo è un aspetto molto interessante, vedere come in realtà i bronzi di Riace siano ancorati ai basamenti tramite tutta una serie di tiranti interni. E questa è la nuova sala dei bronzi, quella che ormai conosciamo tutti, quella che oggi conclude il percorso espositivo del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Museo che, apro una parentesi, 2015 l'ultima richiesta ufficiale di prestito dei bronzi di Riace per l'Expo di Milano. Ricorderete tutti la proposta, e molti di voi ricorderanno anche l'epilogo, perché il ministro Dario Franceschini in quell'occasione istituì una commissione proprio apposita per i bronzi di Riace, commissione della quale fecero parte Simonetta Bonomi, Gisella Capponi, Gerardo De Canio, Stefano De Caro, Daniele Malfitana e Bruno Zanardi. E la commissione concluse i lavori dichiarando che i bronzi di Riace sono fragili e inamovibili. E questo credo che metterà un punto su tutte le richieste di prestito. Alcune sono arrivate anche a me durante gli anni della mia direzione, alcune delle quali decisamente fantasiose. 30 aprile 2016 e chiudo il grande onore di inaugurare il nuovo Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria,
un museo moderno, un museo contemporaneo, un museo che ha questo meraviglioso spazio di accoglienza che è nato con la copertura dell'originario cortile piacentiniano, spazio che abbiamo intitolato Piazza Paolo Orsi proprio per configurarlo come spazio della città all'interno del museo, un percorso espositivo permanente che si sviluppa lungo 4 livelli di allestimento, dal piano più alto al piano più basso, per raccontare tutta l'antichità calabrese. Questa è la vera identità del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, non solo museo di Reggio, ma grande museo della Calabria antica. Lo fa con reperti eccezionali, dalla preistoria alla protostoria, le città greche della Calabria, i grandi santuari greci della Calabria, i Lucani, i Bretti, i Mamertini, fino a concludersi con la sezione tutta dedicata a Reggio Calabria. Qui vediamo la parte conclusiva del settore espositivo dedicato a Reggio, dove appunto vediamo il Curo, su un altro dei capolavori del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dialogare direttamente con il bronzo A. E con questo io concluderei il mio intervento. Ottimo, bravo. Sentiamo subito Riccardo, allora. A te la parola, Riccardo. Va bene, allora se mi sentite adesso condivido anch'io la mia presentazione. Intanto direi che Carmelo mi ha lasciato un compito difficilissimo, ma... cioè quello adesso di parlare dello stile, dell'identità dei bronzi di Riace, ma direi per cominciare anche a mo' di battuta che quello che Carmelo ci ha fatto vedere all'inizio, cioè le sintetiche affermazioni di Foti del 1972, tutto sommato sono ancora la valutazione più prudente che si può dare dei bronzi di Riace, cioè che sono due originali di V secolo di artista greco, rappresentano due uomini e nudi armati. Ma ecco, vorrei anche aggiungere che in realtà i bronzi di Riace ci hanno insegnato in questi 50 anni a guardare diversamente l'arte greca ed è probabilmente il lascito tuttora operativo di questa scoperta ed è il motivo anche per cui siamo qui oggi, per cui ci sono le celebrazioni. Non probabilmente i problemi intorno alla loro, come vedremo a brevissimo, collocazione stilistica, identità, autografia, cioè chi è l'autore dei bronzi, non sono risolti, ma ciononostante è proprio la ricerca a farci vedere con occhi diversi anche le opere che erano insomma accanto ai bronzi di Riace nella stessa epoca. E infatti in questa presentazione vorrei soprattutto cercare di collocare con voi i bronzi di Riace nell'arte del loro tempo e partirei, se mi confermate che si potete vedere la presentazione. Sì, si vede, vai. Perfetto, allora vado. Dunque, ecco, il professor Greco ricordava il suo primo incontro con i bronzi di Riace, ancora avviluppati dalle ricoperti dalle incrostazioni. Il mio incontro con i bronzi di Riace è stato altrettanto significativo, risale al 1995, ero un giovane studente universitario e mi recai a Reggio Calabria e i bronzi di Riace all'epoca, è l'epoca del secondo restauro, come ci ha ricordato il direttore Malacrino, le statue giacevano in orizzontale, erano distese. E questa fotografia a destra, una splendida fotografia appunto di Luigi Spina, mi ricorda moltissimo proprio l'impatto con i bronzi di Riace, in particolare col bronzo A, impatto che in realtà coglieva una delle caratteristiche poi di queste statue, come poi della statuaria arcaica e classica greca, cioè la capacità di interagire con lo spettatore. Ecco, questa statua, avrebbe detto Bianchi Bandinelli, è una statua viva, come si vede chiaramente dalla sua espressione, dalla patognomia del volto, dai dettagli così coloristicamente evidenziati. E questa statua ci mostra anche la potenza degli originali e il distacco rispetto alla gran parte dell'arte classica che tuttora, nonostante conosciamo molte opere originali, in realtà continua ancora per la gran parte a essere
rappresentata dalle copie e rielaborazioni romane dei capolavori greci. Di questi capolavori, appunto, del Discobolo, del Dorifero, del Discobolo di Mirone, del Dorifero di Policleto, vi ho messo a sinistra due copie soltanto alle teste, per farvi vedere anche quella che è la differenza tra un originale e una copia. Le copie sono spesso anche ben fatte, sono fedeli nelle proporzioni, fedeli nei dettagli anatomici, nella riproduzione delle vene o dei tendini o delle singole ciocche di capelli, come si vede anche in questo caso. Ma quello che manca è proprio questo aspetto della natura viva di queste statue originali, mentre nelle copie noi abbiamo una sorta di neoclassicismo, no? Di patina che le raffredda e le congela. E quindi credo che proprio sia questo uno degli insegnamenti dei Bronzi di Riace, cioè aiutarci a vedere anche l'arte coeva alla luce degli originali. Non sono sicuramente degli unici ai Bronzi di Riace per la loro iconografia, per l'eccellenza dell'esecuzione, ma ovviamente non sono gli unici bronzi conservati del V secolo a.C. Alla stessa epoca dei Bronzi di Riace appartiene per esempio Zeus o Poseidone, quindi il dio di Capartemision a sinistra, conservato al Museo Archeologico Nazionale di Atene, o l'Auriga di Delfi a destra. Ovviamente, come tutti voi sapete, sono state varie condizioni, soprattutto la fame di metalli già viva, no, nel mondo antico, che ha portato poi o alla spoliazione o alla trasformazione di queste opere bronze, e i bronzi che possediamo sono conservati per motivi abbastanza casuali, fortuiti, o come nel caso dei Bronzi di Riace e del Poseidon di Capartemision, dei relitti navali, dei carichi navali che sono appunto naufragati, oppure come nel caso dell'Auriga di Delfi, una frana che in seguito a un terremoto seppellì questa statua atletica di stile severo. Ecco, vediamo ancora due particolari, perché ovviamente in entrambi i casi gli originali ci danno una visione, ecco, più dettagliata e più viva delle caratteristiche dell'arte del tempo rispetto alla rivisitazione di epoca romana. Sempre sulla punta delle dita contiamo le opere originali, più o meno coeve Bronzi di Riace. Le due statue appunto si trovano anch'esse al Museo di Reggio Calabria, del relitto di Porticello, che rappresenta una testa di filosofo o pensatore o letterato, e una testa atletica a destra, la cosiddetta testa di Basileo, che ho avuto il piacere poi di studiare in occasione dell'ultimo restauro e di ripubblicare proprio insieme al direttore Malacrino. E poi poche altre testimonianze ancora. Per esempio, queste due teste bronze vengono dall'Acropoli di Atene, mentre a volte non abbiamo nemmeno pezzi delle statue intere o pezzi di statue, perché, come in questo caso, nel caso di questo elaboratissimo ricciolo calamistrato a destra, che viene dal santuario di Olimpia e fa il paio con altri esemplari simili, la statuale è completamente perduta, la statuale a bronzo. Noi abbiamo spesso le basi con gli incassi per l'ancoraggio di queste statue, e ne abbiamo moltissime, quindi sappiamo che la statuale a bronzo popolava qualsiasi paesaggio che fosse pubblico, sacro del mondo antico, ma spesso, come in questo caso, non ne restano che piccoli frustuli, come appunto nel caso del ricciolo a destra, che, poiché ricorda un po' anche i riccioli dei Bronzi di Riace, ci fa immaginare che ci dovessero essere sicuramente molte altre statue simili ai Bronzi di Riace. Questi, naturalmente, non cito nemmeno per esemplificazione i bronzi ovviamente delle altre epoche, come quelle del IV secolo, di epoca ellenistica, ma soltanto perché volevo mettere in evidenza il confronto tra i pochi altri originali conservati e poi i Bronzi di Riace, che sono ovviamente dei capolavori. Cioè, il fatto che le statue bronze nel mondo antico fossero molto diffuse non impedisce poi ad alcune di esse di superare quel livello di altissimo artigianato, come diceva il grande Ranuccio Bianchi Bandinelli, che era una condizione quasi
quasi diffusa per tutta l'arte antica, ma veramente di arrivare appunto delle vette, e in questo caso basta vedere queste due fotografie, sempre nelle eccellenti riprese di Spina, per farci capire anche lo stacco dei bronzi di Riace, persino rispetto a molta della produzione bronzistica coeva, ancorché per noi raggiungibile soltanto in frammenti. A cosa possiamo accostare allora i bronzi di Riace? Beh, se li possiamo accostare ad opere contemporanee, dobbiamo andare capolavori assoluti dell'epoca protoclassica o classica. E ancora una volta vediamo quanto gli originali, anche in altri materiali, non soltanto in bronzo, ma anche in marmo, nella terracotta, del periodo dello stile severo, dello stile classico, si distaccano profondamente dall'immagine che poteva avere appunto dell'arte greca un Winckelmann o i suoi successori. Ecco, per esempio, per la tensione etica, per la gestualità, per la caratterizzazione essenziale, ma al tempo stesso riuscitissima di ogni figura, i bronzi di Riace possiamo avvicinarli ai frontoni di Olimpia, quindi del misterioso e ancora anonimo maestro di Olimpia, oppure per la trattazione del nudo, essenziale ma al tempo stesso dettagliata, possiamo accostarli per esempio ai frontoni del Partenone, quindi agli originali del V secolo avanti Cristo. Ecco, non tanto quindi con le opere, con le copie romane, che a volte ci forniscono dei confronti iconografici, anche stilistici, non tanto con queste opere possiamo comprendere i bronzi di Riace, quanto maggiormente con questi originali del tempo. Vi dicevo prima, e è un fatto noto, ma è bene anche visualizzarlo, che le statue bronze erano migliaia, lo sappiamo da Plinio e da altri autori, migliaia appunto, anche se non avessimo avuto le fonti letterarie, lo avremmo capito dalle fonti archeologiche, in particolare dalle basi iscritte con queste statue spesso strappate violentemente, proprio come bronzi di Riace, dal loro basamento. Questa ricostruzione di fine Ottocento, questo bellissimo acquerello che rappresenta il santuario di Delfi, ci fa vedere appunto tutta la Via Sacra con una sfilata di statue che occupava portici, basamenti e sedre, e che percorreva esattamente il percorso della Via Sacra fino al Tempio di Apollo. Le statue naturalmente popolavano i santuari antichi, anche perché questi erano una vetrina per tutte le città-stato, ma anche per i privati che volessero esibirsi e da un lato onorare la divinità, dall'altro farsi pubblicità, ecco, esibendo le migliori opere o dedicate dalle stesse polis oppure da cittadini illustri. Naturalmente non sfugge a questa regola di un paesaggio statuario affollatissimo anche il santuario d'Olimpia. Questa recente ricostruzione ci mostra, anche se diciamo ridotta il numero, alcune rappresentazioni, alcune riproduzioni statuarie in bronzo che affollavano l'Altis, il santuario d'Olimpia, appunto nel V secolo a.C., con statue di diversa altezza, poste su basamenti ora bassi, ora alti, ora semicerchio. Molte di queste statue naturalmente erano statue atletiche, le statue dei vincitori atletici, che sono state studiate ampiamente, in particolare da Felix Eckstein nel secolo scorso. Ancora un'altra ricostruzione di uno studio recente che riporta in questo caso a Delo, vedete una via fiancheggiata da portici, e questa sfilata di statue bronze che ci ricordano appunto queste migliaia di immagini che popolavano, di nuovo, ripeto, qualsiasi spazio sacro o pubblico. Qui siamo nell'Agora di Atene e naturalmente non ci sorprende vedere che insieme alle persone che passeggiavano e frequentavano l'Agora, la via delle Panatenee, cioè il principale asse sacro della città, era fiancheggiato da monumenti statuari, di cui appunto restano più che altro le basi. Molte di queste opere, peraltro, noi non le abbiamo più, ma ne conosciamo, ne possiamo supporre il destino, cioè molte di queste statue diventarono oggetto delle spoliazioni nel momento della conquista romana dell'Oriente
mediterraneo, e a partire dal secondo secolo avanti Cristo noi sappiamo appunto dei ricchi bottini che consistevano in statue, dipinti e altri oggetti d'arte che andarono ad adornare la capitale, e non soltanto. In particolare qui vediamo appunto l'area del Campo Marzio, quindi del circo Flaminio, e delle varie porticus che erano adornate di bottini di opere d'arte greche, tra cui molte delle statue bronzee che un tempo popolavano appunto i santuari greci. Naturalmente conosciamo benissimo l'effetto che queste statue poi esercitarono sui romani, cioè la famosa formulazione Grecia capta, ferum victorem cepit. E i bronzi di Riace potrebbero effettivamente aver fatto parte di un carico di statue trafugate dai romani in Grecia. Il punto è molto discusso, l'ha già accennato Carmelo prima, probabilmente è uno degli argomenti archeologici più difficili da affrontare, cioè ricostruire la rotta marittima di questa nave che ha portato le statue verso dalla Grecia in Occidente e poi a Roma, o da Roma o dall'Occidente verso Costantinopoli, o addirittura un duplice viaggio, un primo viaggio dalla Grecia in Occidente e poi un altro verso Oriente. È un problema ovviamente che resta ancora aperto, e non è nemmeno impossibile immaginare una storia in più tempi. Perciò è molto importante collocare autonomamente i bronzi di Riace nella temperia artistica del loro tempo e nell'ambiente artistico dove l'avevano prodotti, e stando alla maggior parte dei consensi, i bronzi di Riace provengono dalla Grecia metropolitana, dalla Grecia continentale, che sia poi l'Attica o l'Argolide o un altro centro della madrepatria, ma secondo la maggior parte dei consensi è lì che bisogna cercare l'origine dei bronzi di Riace, e poi cercheremo di vederlo tra un po' con alcuni confronti. Un altro aspetto però che colpisce moltissimo dei bronzi di Riace e che li fa comprendere meglio rispetto al loro tempo: questa fotografia di uno dei due profili del bronzo A ci mostra l'elaboratissimo lavoro appunto della capigliatura dei bronzi di Riace, con una testa poi coperta dall'elmo che doveva appoggiarsi su questa fascia che imita la fascia di cuoio, che doveva attutire i colpi dell'elmo sulla testa, e poi tutte questi riccioli che ricordano un po' quello calamistrato che abbiamo visto prima da Olimpia, questi riccioli eseguiti individualmente, separatamente, e poi saldati sulla superficie della statua. Ora, in antico già, il distacco di una delle ciocche, che potete vedere qui, ha mostrato questo sorprendente particolare. Cioè, sotto le ciocche la testa era realizzata compiutamente, c'era anche l'orecchio, un orecchio che nessuno avrebbe mai visto. Ecco, davanti a questa perfezione tecnica, che cura persino i dettagli invisibili, ci si è chiesti ovviamente perché, e ci sono diverse risposte che si possono dare, nessuna delle quali probabilmente definitiva. La prima, diciamo, di tipo più positivistico, tende a fare di questo particolare un fatto tecnico, cioè, non sapendo l'artista poi effettivamente quante ciocche e quali avrebbero coperto l'orecchio, allora la testa sarebbe stata il modello in cera prima e poi appunto il modello in terracotta sarebbe stato modellato compiutamente, integralmente. Certo, è una possibilità, ma c'è da chiedersi perché un'opera poi concepita ed eseguita alla perfezione in ogni dettaglio dovesse prevedere una tale incertezza nella iconografia dell'elemento più caratterizzante poi della statua, cioè la testa. E credo quindi che la spiegazione vada cercata altrove. Per confronto, non iconografico, ma per così dire tecnico, o se volete, se preferite, culturale o spirituale, vi faccio vedere la mano posteriore, ve lo anticipo, cioè questa mano, la mano sinistra del carro di Helios del frontone orientale del Partenone. Questa mano è perfettamente rifinita, come si vede anche nelle vene, in ogni giuntura,
ed è la mano che andava contro il timpano, cioè una mano che nessuno avrebbe mai visto. Perché lavorare delle figure anche posteriormente? E poi lo stesso problema dell'orecchio del bronzo di Liace, perché rifinire un particolare che sarebbe stato nascosto a tutti? E allora due sono le spiegazioni che ho provato a dare, ma naturalmente ce ne saranno altre. La prima è il destinatario primario dell'opera. Cioè queste opere non sono fatte per gli uomini, ma sono fatte per gli dèi. L'arte per gli dèi. I frontoni del Partenone sono su un edificio sacro. I bronzi di Riace, molto probabilmente, comunque li si voglia interpretare, sono un'opera votiva, sono un anatema, sono un agalma, un oggetto che rallegra la divinità. Quindi questa potrebbe essere una spiegazione di tale perfezione. La seconda spiegazione è la concezione stessa della statua nel mondo greco, cioè il fatto che la cultura greca ha fatto del corpo umano, maschile e femminile, il tema quasi pressoché esclusivo di tutta la sua esperienza storica. E la concezione greca del corpo umano è talmente organica, talmente naturalistica, che, come dire, sarebbe inconcepibile realizzare una testa, anche se poi i riccioli vanno a coprire le orecchie, senza le orecchie. Credo quindi che questa seconda interpretazione rispetto all'orecchio che abbiamo appena visto ci possa introdurre anche al successivo passo, e cioè che i bronzi di Riace ci hanno messo davanti, come avevano fatto già altri originali, ma questi bronzi di Riace l'hanno riproposto con una grande forza, la concezione antropomorfa e antropocentrica dell'arte greca. È una concezione che peraltro poi investe un po' tutta l'arte greca, no? Gli dèi sono come gli uomini e, se non per il fatto che sono immortali, hanno tutti i capricci e i difetti degli uomini. In fondo, un filosofo, un sofista contemporaneo dei bronzi di Riace diceva che elaborava il concetto dell'uomo mensura, l'uomo è misura di tutte le cose, diceva Protagora, e questa misura si estende in qualunque campo dell'agire umano, anche dunque nella rappresentazione dell'uomo stesso. Questo bisogno di metron, di misurare, porterà poi poco dopo Policleto a elaborare un canone della figura maschile che si basa proprio sulle misurazioni, sui rapporti proporzionali tra ogni dettaglio della statua. E poi c'è un altro aspetto che ci insegnano i bronzi di Riace, ma che ci differenzia, questo aspetto ci differenzia moltissimo rispetto alla nostra percezione della figura umana. Nel mondo greco il corpo è importante tanto quanto il viso. Per noi, quando appunto ci mandiamo fotografie, quando vediamo un ritratto anche dei personaggi storici, il ritratto consiste soprattutto nel volto, nell'espressione, nella fisionomia, tutt'alcuni in quegli aspetti mobili della rappresentazione che chiamiamo appunto patognomici. Ma per il mondo greco il corpo vale esattamente quanto il volto. E questo concetto credo sia espresso al meglio in un bellissimo, nell'incipit del Carmine di Platone. Qui Platone mette in scena Socrate e altri suoi contemporanei che sono in una palestra ateniese e discorrono dei giovani che entrano ed escono dalla palestra. E in quel momento, mentre Socrate discorre, arriva Carmide e tutti iniziano a guardarlo, e dice poi Platone: non ce n'era uno che guardasse altrove, neppure il più piccolo di coloro che frequentavano la palestra, perché, come si sa, le palestre erano frequentate, no, da persone di tutte le classi di età, c'erano le diverse classi, e tutti quindi guardano Carmide. Ma come lo guardano? Tutti lo contemplavano come fosse una statua, un agalma. Cherefonte, che era uno dei presenti, chiamandomi, cioè chiamando Socrate che parla, mi disse: che ti sembra il giovanotto, Socrate? Non ha un bel volto? Se acconsente a spogliarsi, ti sembrerà privo di volto. A prosopos, a tal punto è bellissimo nell'aspetto fisico, nel suo eidos. Quindi questo passo di Platone credo che ci possa spiegare perché poi il nostro studio dell'arte classica è abbastanza difficile, perché noi dobbiamo mentalmente
introiettarci appunto nel greco del tempo, ma soprattutto dobbiamo fare anche i conti con una tradizione copistica di epoca romana che in molti casi ha epitomato le statue. Interessati di più ai volti rispetto ai corpi, i copisti romani spesso hanno appunto tagliato le statue, soprattutto nel caso del ritratto, e quindi per noi è una grande fortuna avere degli originali greci da guardare. E infatti a questo punto veniamo al cuore del nostro discorrere, cioè i bronzi di Riace nell'arte del loro tempo. I bronzi di Riace si collocano non come punto di arrivo, ma sicuramente in una parabola che poi prosegue ancora dopo l'età classica, che come anticipavo fa della rappresentazione del corpo umano, in questo caso il corpo maschile, il tema centrale dell'arte e che partendo da un tipo statuario peraltro preso dall'estero, cioè dall'Egitto in questo caso, viene continuamente lavorato, modificato, fino a quando dagli esempi arcaici non si passa a un naturalismo sempre maggiore e intorno al 480 a.C. avviene una rivoluzione di cui poi i cui effetti si vedono poi in tutta l'arte successiva e quindi anche nei bronzi di Riace. Cioè, per dirla con un archeologo tedesco del secolo scorso, per dirla col Buschor, i greci hanno scoperto la legge di gravità. A un certo punto i greci scoprono che anche il corpo umano vive nello spazio, si muove nello spazio e ogni movimento di ogni minima parte del corpo ha delle reazioni sulle altre parti. Cambia la cosiddetta ponderazione, cioè la distribuzione del peso corporeo nelle diverse membra, e vediamo appunto che i bronzi di Riace si collocano al di qua di questo spartiacque del 480 circa avanti Cristo, chiaro che è una data convenzionale, e che una evoluzione che porta poi a quello che è stato definito l'ultimo kuros, cioè il doriforo di Policleto, che in realtà sembra naturalissimo, ma in realtà è una figura ritmicamente e metrologicamente costruita. Come vedete, i bronzi di Riace si collocano appunto in questa linea evolutiva e possiamo sicuramente inquadrarli nel periodo che convenzionalmente definiamo stile severo, o meglio nel periodo di passaggio tra lo stile severo e la prima età classica. Somigliano moltissimo i due bronzi, tanto che appunto quella descrizione da cui siamo partiti di Foti no, le mette insieme queste due statue, sono state convenzionalmente chiamate bronzo A e bronzo B, come ben sapete, e somigliano dal punto di vista iconografico, ma hanno anche delle differenze. Proprio sulle differenze mi vorrei soffermare. Beh, vediamo innanzitutto gli aspetti somiglianti, se non identici: l'altezza, 1,98 m il bronzo A, 1,97 m il bronzo B. Lo schema iconografico generale, quindi tutte e due le figure poggiano sulla gamba destra, scaricano il peso sulla gamba destra, mentre la sinistra è scartata lateralmente, leggermente flessa, un po' posta lateralmente, anche se rispetto alle Febo di Critios o al doriforo che abbiamo appena visto, in questo caso il piede della gamba libera non è sollevato, ma anche questo è orizzontale, poggia a terra, però il peso è tutto scaricato su questa gamba. Le due figure sono stanti, cioè non sono in movimento, e hanno un braccio piegato, il sinistro, come vedete, in entrambi i casi, quindi abbiamo lo stesso schema iconografico. Evidentemente dai resti, no, del porpax è evidente che in questa parte indossavano uno scudo, mentre sul braccio destro, libero e parallelo ai fianchi, dovevano reggere un attributo. Questo attributo ora è variamente ricostruito, ma al netto dell'osservazione autoptica e delle tracce che si possono vedere di un attributo poggiato sulla spalla e sull'avambraccio delle figure, l'attributo più sicuro, ecco, da ricostruire in queste statue è una lunga asta, una lunga lancia.
sul capo dovevano indossare un elmo. Qui nel bronzo A la traccia è data soprattutto da questa tenia che, come ho detto prima, doveva essere, costituire l'appoggio dell'elmo. Nel bronzo B l'allungamento del cranio, cioè la schinocefalia, e queste placche che dovevano imitare le stesse placche di cuoio sotto l'elmo probabilmente ci rendono insomma sicuri che in entrambi i casi le statue portassero un elmo. E dunque possiamo sicuramente argomentare di una somiglianza iconografica delle due statue. La ricostruzione policroma, ecco, di Vincenz Brinkmann e Ulrike Brinkmann, questa ricostruzione sperimentale, ora a prescindere dai dettagli, cioè l'elmo più o meno sollevato, più o meno abbassato, lo scudo più o meno grande, ma l'iconografia dei due bronzi di Riace, in base alle tracce osservabili sui bronzi stessi, deve essere questa. Quindi due guerrieri nudi, armati di lancia, scudo, scudo circolare, oplon ed elmo corinzio. Anche il bronzo B, non vi faccio vedere la ricostruzione di Brinkmann, perché nel caso del bronzo B, Brinkmann propone un'altra ricostruzione, ma per quello che riguarda l'osservazione proprio delle statue, noi dobbiamo immaginare due statue molto simili e ricostruibili proprio come quella che vedete in questo caso, soltanto adesso il bronzo A. È possibile che il bronzo B, Carmelo ci ha parlato appunto dei restauri antichi al braccio destro, all'avambraccio sinistro del bronzo B, quindi queste statue erano certamente in un luogo pubblico perché venivano fatte oggetto di manutenzione. E quindi è possibile che insieme al restauro del braccio sia cambiato anche l'attributo, nel senso che questa colata di piombo all'interno della mano destra del bronzo B potrebbe, mal si concilia con un'asta, e potrebbe forse anche indicare un attributo differente, eventualmente quindi aggiunto in un secondo momento, per esempio una spada. Ogni dettaglio, come dicevamo, guardate appunto le vene, le singole ciocche, i singoli muscoli, ogni dettaglio nei bronzi di Riace è modellato con la massima cura e perfezione. Guardate anche la veduta posteriore. Spesso si dice che i bronzi di Riace sono due statue concepiti per una visione esclusivamente frontale. Non credo sia vero, perché come vedete, a parte hanno una loro tridimensionalità, ma come vedete anche la veduta posteriore con queste ampie spalle, questi ampi dorsali, la linea della colonna spinale ben evidenziata. Guardate anche in entrambe le statue la differenziazione dell'altezza dei glutei rispetto alla gamba portante e alla gamba libera. Quindi ci sono tutti questi dettagli che rendono le due statue molto simili, ma è tempo ora di parlare delle differenze. Perché, perché quando andiamo a distinguere l'iconografia, che come abbiamo detto è simile, e lo stile, che invece è l'interpretazione personale del singolo artefice, qui inizia qualche problema. Ecco, ci sarebbe un po' di difficoltà a credere i bronzi di Riace frutto, per esempio, di uno stesso modello, tanto più che poi, come ci dicono adesso le analisi di cui ci ha parlato il direttore Malacrino, il metodo diretto di fusione poi fa escludere, no, la possibilità che uno stesso modello sia stato riciclato più volte. Ma guardiamo queste differenze dal punto di vista stilistico. In apparenza, anche se le figure sono molto simili, i torsi in particolare e le teste contengono le maggiori differenze. Per cominciare, guardiamo il bronzo A. Il bronzo A ha un'impostazione verticale e orizzontale. Le spalle del bronzo A sono pressoché orizzontali, mentre le spalle del bronzo B sono visibilmente inclinate, cosa che si coglie ovviamente dall'osservazione davanti agli originali, ma che le foto di Luigi Spina colgono anche in maniera ineccepibile. Ancora, guardiamo più da vicino la costruzione del torso nel bronzo A e nel bronzo B. I pettorali del bronzo B sono molto più piatti e più schiacciati, più ampi, ma soprattutto la differenza è nella costruzione della linea alba e dell'arcata epigastrica.
Vedete che la linea alba del bronzo A è perfettamente verticale, mentre l'arcata epigastrica ha una forma ogivale. Invece nel bronzo B la linea alba è arcuata, fa come un arco e anche l'arcata epigastrica sembra un grande arco al di sopra delle partizioni addominali. Potrebbero sembrare dei dettagli frutto di scelte stilistiche, ma in realtà questi dettagli presuppongono una diversa concezione del corpo umano, cioè una diversa concezione a quei movimenti anche impercettibili, anche molto leggeri, di cui parlavamo prima. Guardiamo ancora la differenza, sempre grazie alle fotografie di Luigi Spina. Guardate il dettaglio ancora analitico e calligrafico del bronzo A, con queste digitazioni del gran dentato e dell'obliquo dell'addome, che invece nel bronzo B diventano, esistono ovviamente, ma sono meno calligrafiche, meno insistite. Allora, se dovessimo definire con un aggettivo o con un'espressione le due concezioni del nudo nel bronzo A e nel bronzo B, potremmo utilizzare per il bronzo A l'espressione di un maestro in questo campo, cioè Alessandro Della Seta, che non conosceva i bronzi di Riace, perché il nudo nell'arte di Alessandro Della Seta fu scritto nel 1930, ma Della Seta per l'arte arcaica e dello stile severo parlava di nudo di contrazione. Vedete, un nudo molto contratto, quello del bronzo A. Invece quello del bronzo B è un nudo sintetico, potremmo dire, più disteso, più aperto. En passant, guardate qui la vena tegumentosa dell'addome, resa appunto uno dei tantissimi particolari di queste statue. E adesso quindi, una volta che vi ho fatto vedere quelle che almeno a mio avviso sono delle differenze nella costruzione dei torsi, poi per non parlare poi delle teste, nella costruzione dei torsi, cerchiamo di trovare dei confronti per definire l'ambiente artistico. Qui ho preso, per par condicio, anziché gli originali, visto che nel caso dei tirannicidi non ci sono, ho preso la ricostruzione di Brinkman, del bronzo A, e il calco dell'armodio del gruppo statuario di tirannicidi, di Critios e Nesiotes, in uno dei calchi del Museo dei Gessi dell'Università Sapienza. Ora, non sto ovviamente dicendo che si tratta dello stesso autore, perché, come avete già capito, come vedrete dal seguito, non è mia intenzione proporre un autore per i bronzi di Riace. Credo che ci possano insegnare molto di più osservandoli come oggetti archeologici, come oggetti d'arte in sé per sé, senza l'ossessione di dover ricorrere alle fonti e individuare un maestro. Ma ovviamente l'ambiente artistico e le soluzioni artistiche adottate sono molto vicine. Guardate l'arcata epigastrica fatta appunto allo stesso modo, come vi dicevo, questa sorta di ogivo, triangolo. Guardate le partizioni addominali e anche la separazione tra l'obliquo e il retto dell'addome, esattamente eseguite nello stesso modo. Quindi abbiamo, se non altro, un punto di ancoraggio cronologico. Noi sappiamo, su base epigrafica, che il gruppo dei tirannicidi fu realizzato nel 477-76 a.C. e quindi il bronzo di Riace può essere sicuramente perlomeno posteriore a questa data. Ma infatti questa data, tra il 470 e il 460, o pochissimo dopo, ci viene confermata dal confronto con una serie di opere del cosiddetto stile severo, vuoi l'Apollo dell'Omphalos, attribuito tradizionalmente a Calamide nelle sue varie repliche, o lo stesso Discobolo di Mirone, guardate qui questa analiticità del trattamento del torso mironiano, ma anche nel già ricordato Poseidon o Zeus di Capo Artemision. Una datazione che trova conferma anche nella ceramografia coeva, nel celebre cratere del pittore dei Niobidi, che si trova al Louvre, che è databile tra il 470 e il 460, guardate anche in questo caso queste figure maestose nella concezione, che sono, che hanno anche queste anatomie fortemente scandite e che ricordano proprio i bronzi di Riace, in particolare il bronzo A. Quando invece andiamo al bronzo B, ecco, vediamo qualcosa di diverso. Già vi ho detto che la differenza analitica l'abbiamo vista prima. Sembra che, per quanto riguarda la forma dell'arcata, il rilievo dell'arcata epigastrica,
la forma dei pettorali e anche l'inclinazione delle spalle, ormai, se non è passato Policleto sul bronzo B, è un ambiente artistico molto vicino, perché i torsi policletei sono scanditi in maniera abbastanza simile, così come altre opere, in questo caso forse attiche della metà o subito dopo la metà del V secolo a.C., per esempio il tipo statuario dell'Ares Borghese che conosciamo dalle repliche romane e che secondo alcuni sarebbe riconducibile ad Alcamene. Insomma, in sintesi, se vi ha convinti l'analisi stilistica qui appunto affrontata insieme a voi, il bronzo A e il bronzo B non sembrerebbero proprio coevi, cioè sono molto simili ma non coevi, perché in uno abbiamo ancora molto presente lo stile severo e la costruzione dei torsi di stile severo, nell'altro invece sembra passato Policleto o comunque sembra intervenuta una nuova concezione artistica. Vorrevo farvi vedere anche la testa. Spesso, giustamente, si dice che le teste sono rivolte verso la loro destra, è verissimo, ma nel bronzo A il volgersi della testa non è una conseguenza della ponderazione, è uno scatto, una dimostrazione di energia. Mentre nel caso del bronzo B il volto è leggermente girato verso la destra ed è leggermente invece inclinato verso il basso. Perché in questo caso questo movimento della testa è l'effetto della ponderazione, perché segue anche l'inclinazione delle spalle. Quindi dietro un'apparente somiglianza, in realtà, i due bronzi mostrano delle differenze di concezione. Ora, questa datazione che propongo, che segue l'analisi stilistica che abbiamo insieme condotto finora e che ho proposto poi nel libro, ovviamente, è stata già anche proposta da altri studiosi, ma non è universalmente accettata. Perché? Qui bisogna fare un grande caveat. Attenzione! La differenza cronologica tra i due bronzi funziona se noi immaginiamo un'evoluzione stilistica lineare dell'arte greca. Ma quando noi possiamo datare le opere non in base alla linea evolutiva che noi ci siamo costruiti, ma in base a documenti storici, per esempio le epigrafi, i rendiconti delle costruzioni, e il caso del Partenone è esemplare, noi vediamo che in uno stesso cantiere e in anni ravvicinatissimi coesistono stili differenti. Basta vedere queste metope che hanno uno stile severo, classico, o l'evoluzione che il cantiere partenonico stesso mostra appunto dallo stile severo attraverso la creazione dello stile partenonico, cioè di uno stile, come si suol dire, classico, cioè sobrio, composto, misurato, impersonale, fino ai virtuosismi dei frontoni. Quindi non è detto, se il Partenone ci insegna qualcosa, e lo possiamo riassumere nella splendida formula di Wilhelm Pinder, Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen, cioè la non contemporaneità del contemporaneo, se il Partenone ci insegna qualcosa, non è detto che le differenze stilistiche dei bronzi di Riace siano una differenza cronologica. Questo lo dico a beneficio delle altre ipotesi che collocano invece i bronzi di Riace nello stesso momento e poi, come conseguenza, li attribuiscono a uno stesso gruppo. Per esempio c'è una posizione intermedia che li vede entrambi costruiti intorno al 450 a.C., o una posizione che invece li sposta verso la data bassa, cioè il 430, se non più tardi, e reputa poi il bronzo A costruito con uno stile retrospettivo più antico. Ho qualche dubbio in merito, nel senso che è vero che in uno stesso cantiere coesistono più stili, ma questi stili dovrebbero essere imputabili a maestri differenti che operano l'uno con uno stile più antico e l'altro con uno stile più recente, ma naturalmente ci sono anche altre spiegazioni possibili. E credo che questo bronzo A, insomma, difficilmente con questa tettonica un po' ancora arcaizzante, difficilmente sarebbe stato realizzato negli anni 40 o 30 del quinto secolo. Ma veniamo alle teste. Non c'è bisogno di far vedere le differenze, ma nel caso della testa A vorrei ricordare quanto già accennato da Carmelo, cioè la differenziazione cromatica, quindi le labbra in rame, i cinque denti dell'arcata superiore rivestiti con una lamina d'argento,
gli occhi in più materiali, quindi le sclere incalcite, la caruncola lacrimale addirittura in una pietra rosa che deve imitare proprio quel colore della natura, e poi pupille iride qui perdute, ma qui parzialmente conservate, in pietra nera e in altro materiale chiaro, tendevano appunto a fare di queste opere delle opere vive, fedeli dunque in accordo con quella concezione organica che abbiamo detto prima. Cioè noi abbiamo addirittura quattro pietre per l'occhio, poi guardate le ciglia tutte realizzate singolarmente con delle, sono fatte di rame, e anche le sopracciglia che hanno una diversa un diverso andamento nelle due opere. Ecco, la testa del bronzo A è un'affermazione certamente viva e anche psicologicamente molto, molto dinamica, come peraltro rafforzata anche dallo scatto della testa che abbiamo appena visto e da questi zigomi pronunciati che conferiscono energia, carattere alla rappresentazione. Beh, anche in questo caso non si può fare a meno di ricordare che proprio negli stessi anni, sia nella perduta pittura parietale, sia nella invece a noi conservata ceramografia, abbiamo dei grandi esperimenti dal punto di vista dell'ethos e del carattere dell'introspezione anche psicologica di questi personaggi. Il tutto si può riassumere al meglio con le parole della storia naturale di Plinio, quando ricorda che Polignoto di Taso, che era un contemporaneo dei bronzi di Riace, per primo fece fare molti progressi alla pittura, giacché incominciò ad aprire la bocca ai suoi personaggi, a far mostrare i denti, a dare aspetto vario al volto, abbandonando l'antica rigidità. Ecco, la bocca del bronzo A è aperta e si vedono i denti. E questa innovazione la troviamo, ecco, nella ceramica. Questo è il cratere del pittore di Gnobidi che abbiamo già visto. Questa è la figura di Eracle, costruita in maniera molto solenne, un po' come il bronzo A, e guardate la sua bocca leggermente aperta con i denti in vista. Stessa cosa un'altra figura dello stesso cratere, ma in realtà questa particolarità era già stata sperimentata, almeno nella ceramografia. Alcuni vasi d'epoca tardoarcaica, della fine del VI secolo, per esempio queste rappresentazioni sui crateri di Ofronio, mostrano già delle figure che, per lo sforzo che compiono, mostrano appunto le bocche aperte e i denti. Questo è il cratere con Eracle e Anteo, famosissimo. Qui abbiamo la morte di Sarpedonte, e di nuovo Sarpedonte ha la bocca aperta, con i denti in vista. Oppure un altro cratere con Eracle e Cicno, l'avversario di Eracle, e vedete che anche in questo caso ritorna questo particolare. Sembra però che nell'epoca di Polignoto avesse utilizzato questo espediente proprio per variare l'espressione dei volti e conferire quindi un carattere etico ai personaggi, no? Polignoto era un etografos, cioè capace di differenziare i volti. Guardate questa figura del frontone di Olimpia, il re Enomao, che infatti apre la bocca un po' in maniera simile al bronzo A di Riace. Non so se questo particolare abbia un valore narrativo, cioè che indichi un discorso proferito dal bronzo A, oppure un particolare addirittura crudele, come voleva un grandissimo storico dell'arte antica, Paolo Moreno, che, come sapete, ha ipotizzato che questo bronzo A rappresentasse Tideo, uno dei guerrieri, degli eroi della saga dei Sette contro Tebe, che aveva addentato il cranio dell'avversario Melanippo, e quindi qui sarebbe un po' esibendo i denti con cui aveva compiuto il fiero pasto, ecco, un conto Golino ante litteram. Non so se abbia questo valore narrativo o se invece, come credo, sia più un valore espressivo per dare appunto carattere a questi personaggi. La testa del bronzo B appunto è diversa e ci manifesta appunto la volontà di differenziare anche queste due figure, qualora avessero fatto parte di un gruppo. E così veniamo all'ultima parte della nostra odierna chiacchierata. Chi sono i bronzi di Riace? Ecco, quindi abbiamo capito che sono due guerrieri armati, possiamo ovviamente immaginare anche altre ricostruzioni, sono state proposte come
soluzioni alternative delle identità atletiche per i bronzi, cioè due oplitodromi, ossia due atleti armati per effettuare la corsa in armi. Sono due eroi, sono due personaggi storici. Ecco, il problema della loro identità ovviamente si lega alla lettura dei segni iconografici, ma nella bibliografia di questi ultimi 50 anni, qui vediamo quel bilancio estremamente affascinante, cioè la ricerca dell'identità dei bronzi di Riace è anche una bella storia del metodo archeologico rispetto alla statuaria greca classica, perché ripercorrere le varie ipotesi, cosa che naturalmente non potremo fare adesso, se non per summa capita, ripercorrere le varie ipotesi ci porta a esaminare anche differenti approcci a questi capolavori. E allora, i bronzi di Riace possono essere, come abbiamo già anticipato, sono davanti a un bivio, possono essere appartenenti a uno stesso gruppo o a gruppi differenti, può essere due statue completamente diverse poi assemblate in un certo momento. Bene, le varie proposte esegetiche, le riassumiamo telegraficamente, vedono anzitutto la Grecia continentale come fonte di origine dei bronzi e quindi maggiori santuari panellenici, Delfi, Olimpia, ma anche le città di Atene e di Argo, senza escludere la Magna Grecia e la Sicilia, perché sono state proposte anche provenienze dalla Magna Grecia e della Sicilia. In queste proposte, che ovviamente sono, anche quando si sono rivelate poi per vari motivi non percorribili, hanno avuto comunque una grande utilità, perché hanno esplorato una traccia interpretativa che si è rivelata poi da superare, e questa è la migliore, proporre una nuova proposta e aspettare poi la verifica è uno dei metodi migliori per arrivare quanto più a una soluzione condivisa. Insomma, le varie proposte ovviamente si basano, quasi tutte se non tutte, sulla combinazione dei dati archeologici con le fonti letterarie, in particolare Pausania, il Perigeta, che menziona una serie di gruppi statuari, voi a Delfi, voi a Olimpia, voi in altre città come Atene, come Argo, è stato utilizzato come traccia per riconoscere i bronzi di Riace in uno dei monumenti menzionati da Pausania. Non esplorerò, appunto, anche perché stiamo arrivando alla conclusione, tutte le varie ipotesi e il rapporto di queste ipotesi con il racconto di Pausania. Vorrei soltanto lanciare, appunto, in questa sede una considerazione. Se i bronzi di Riace fossero parte di uno dei bottini romani tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale, e se questo è vero, automaticamente cercare in Pausania i bronzi di Riace sarebbe metodologicamente inadeguato. Non cercheremo invano i bronzi di Riace nel testo di Pausania. Insomma, vediamo adesso, arriviamo così alla conclusione, i vari luoghi in cui i bronzi di Riace sono stati collocati, vuoi il santuario di Delfi, quindi il gruppo che era proprio all'inizio della Via Sacra, di Milziade, degli eroi attici, e qui vedete questa gemma romana con il re Codro, uno dei mitici re di Atene, con una fascia simile a quella dei bronzi di Riace. Ma in questo caso dovremmo rinunciare all'ipotesi che questa fascia era collegata con l'elmo del bronzo A. Naturalmente Olimpia, dove c'era appunto un gruppo, opera di Onatas di Egina, che rappresentava gli eroi Nestore e altri eroi achei durante la guerra di Troia. L'Agora di Atene, abbiamo detto Atene, quindi il gruppo degli eroi eponimi dell'Agora di Atene, ma anche l'Acropoli stessa, che era gremita di opere d'arte, e in particolare un'opera di Mirone che rappresentava Eretteo, il re ateniese Eretteo, e il suo avversario Molpo, è stato in anni recenti ricondotto proprio all'identità dei bronzi di Riace. Per non parlare di Argo, visto che in più casi, soprattutto le analisi archometriche hanno richiamato il nome di Argo, nella cui agorà c'erano diversi gruppi, uno dei quali è appunto è quello
ipotizzato da Paolo Moreno con il gruppo dei Sette contro Tebe e degli Epigoni, e i Bronzi di Riace avrebbero costituito due delle statue di questo gruppo. E poi ci sono molte altre interessanti ipotesi, ma non possiamo adesso passarle in rassegna. Invece veniamo all'ultima considerazione, che viene forse proprio grazie a questi 50 anni di studi sui Bronzi di Riace, grazie alla considerazione di tutte le precedenti ipotesi e alla proposta di una nuova pista esplorativa, che avrà bisogno ovviamente di altrettante verifiche. Dimentichiamo per un attimo Pausania, dimentichiamo le fonti letterarie, consideriamo i Bronzi di Riace, come dicevo prima, come oggetti archeologici, e quindi anzitutto come oggetti, come due figure da contestualizzare nella prassi della produzione e della fruizione artistica del tempo. E vediamo, ricordiamo brevemente come funzionava l'arte greca arcaica, ma anche quella classica. L'arte greca, arcaica e classica funzionava largamente non per invenzioni estemporanee o originali dei vari artisti, ma per soggetti iconografici che rappresentavano altrettanti soggetti sociali. Quando parliamo appunto di tipo statuario, intendiamo una tipologia statuaria che viene ripetuta molte volte. Migliaia erano i curoi che affollavano tutte le città, le necropoli e i santuari del Mediterraneo arcaico, così come le corai, così come le statue dei cavalieri, o le statue sedute, o la tipologia dell'oplita su stele. Quindi l'arte greca, detta arcaica e poi classica, funziona per tipi statuari che vengono ripetuti, con variazioni ovviamente, ma nella ripetizione di schemi iconografici che non indicano una povertà di ispirazione, bensì indicano una chiarezza nella comunicazione, perché questi tipi rappresentano altrettanti valori e soggetti sociali. La stessa cosa continua in epoca classica. Le migliaia di stele funerarie classiche ripropongono dei tipi iconografici che corrispondono ad altrettanti soggetti sociali. O parliamo poi delle stele, delle statue dei filosofi o degli oratori e così via. C'è una questo funzionamento per tipologie provoca anche, se vogliamo, una certa serialità o delle ripetizioni. Per esempio, a una stessa bottega possiamo attribuire almeno questi tre curoi che sono molto molto simili. O i famosi Cleobis e Biton di Delfi, di nuovo due statue gemelle, o ancora i curoi recentemente rinvenuti presso Corinto. Non soltanto il tipo statuario è lo stesso, ma anche la rappresentazione pressoché identica. C'è una tipologia che ricorda moltissimo i due Bronzi di Riace, che è quella del ritratto degli strateghi, cioè è una tipologia appunto che parte dalla tarda età arcaica e arriva fino alla età classica e che ripropone, con variazioni stilistiche che si adeguano ai tempi, ripropone uno stesso soggetto, cioè il ritratto dello stratega con barba, baffi, elmo, corinzio, sollevato sulla fronte, un volto spesso ruotato da un lato o addirittura con un poderoso scatto, come che ci ricorda un po' il bronzo A di Riace. Queste teste di strateghi noi le conosciamo soprattutto appunto dalle copie romane che hanno tagliato le statue originali, ma conosciamo anche il tipo statuario a figura intera, perché questo bronzetto di epoca classica ci mostra proprio quello che doveva essere il tipico iconografico a cui possiamo associare i famosi ritratti degli strateghi, compreso il ritratto di Pericle. Qui vedete la rotazione della testa, la nudità cosiddetta eroica o agonale, che dir si voglia, l'elmo corinzio, il braccio piegato proprio come i Bronzi di Riace per lo scudo e il braccio disteso per reggere la lancia, esattamente come i nostri Bronzi di Riace. E dunque questa, che è soltanto l'ultima di una serie di proposte, quella con cui ho chiuso il mio saggio all'interno del libro e che, con cui mi piace chiudere questa conferenza odierna, della quale ringrazio ancora tutti voi, il professor Greco e il Carmelo Malacrino, che mi ha accompagnato in questa avventura dei Bronzi di Riace. Ecco, la proposta è questa. Se noi leggiamo le differenze stilistiche dei Bronzi di Riace e quindi
non possiamo che ritenerle opere distanti, o almeno eseguite da due artisti differenti, che però intenzionalmente vogliono somigliare. Ripropongono lo stesso schema iconografico, e se questo schema iconografico è quello appunto del guerriero armato, e se queste statue erano probabilmente, erano forse non parte di un gruppo, ma erano esposte in uno stesso contesto espositivo, questo potrebbe spiegare la loro somiglianza anche senza ricorrere all'ipotesi che appartenessero a uno stesso gruppo. Cioè, più che essere parte di uno stesso gruppo, erano semplicemente, almeno in potenza, poste una vicino all'altra. Naturalmente si tratta soltanto di un'ipotesi, ma insomma, con molto piacere che l'ho proposta anche in questa sede, e ringrazio voi tutti per l'attenzione. Bravo, bravo, grazie. E beh, molta materia, eh? Altro che l'amico Plinio, ossa perire, dente sostendere. Dente sostendere. Per avere un ghigno, non certo per aver fatto il farinata degli Uberti, come uno dei sette a te. No, questo mi dà, faccio una breve digressione, perché innanzitutto grazie ad entrambi per questa splendida presentazione, direi esaustiva, non c'è problema che sia rimasto fuori, no? Quindi poi si può anche essere d'accordo, no, ma dirò anche a Carmelo, volevo dire che raccontare un episodio che ho vissuto a prima persona. Quando il presidente Ciampi è venuto in visita ad Atene e gli è stato chiesto di prestare i bronzi per le Olimpiadi di Atene del 2004. Allora, poi è venuto anche Sgarbi e abbiamo fatto una riunione con il segretario generale dell'epoca, che era Lina Mendoni, l'attuale ministro, e Sgarbi ha detto: va bene, vi diamo i bronzi, perché il sindaco di Reggio è di Forza Italia ed è un mio amico, era Falco Matà, in cambio però noi vogliamo l'auriga di Delfi perché voglio fare una mostra sul bello. Allora Lina Mendoni, che era seduta accanto a me, mi fa: però può dire all'onorevole Sgarbi che sì, glielo diamo in cambio, ma dopo le Olimpiadi, non contemporaneamente. Vabbè. Dopodiché Ciampi arriva in visita a Reggio e la Lattanzi gli dice: mi dispiace presidente, i bronzi sono inamovibili. Perché? Perché l'Ansaldo li aveva ancorati con quei perni che li rendono protetti dalle scosse sismiche. Per cui la battuta era che se c'è un altro terremoto come quello del 1908 nello stretto di Messina e Reggio cadono tutti e due al suolo e i bronzi sono l'unica cosa che rimane in piedi. E quindi l'ancoraggio antisismico serve anche come deterrente nei confronti del moltiplicarsi della richiesta di prestito, perché tutti lo vogliono avere. Ma perché tutti lo vogliono avere? Quando, come ci ha mostrato splendidamente Carmelo, la reazione popolare è dovuta alla percezione della unicità, non è che la gente sapeva che erano originali greci e non erano copie, quindi coglieva la differenza, ma e questa è la prova più grandiosa dell'effetto diverso che fa l'originale sulla copia senza il filtro della mediazione intellettuale, che milioni di persone che vanno e devo dirvi anche, faccio solo una battuta, che quando i bronzi erano al Quirinale Forattini disegnò Craxi e Spadolini disegnò i due bronzi, e la testa però era di Craxi e Spadolini, e li chiamò i bronzi al Quirinale, perché in quel momento dovevano formare il governo. Insomma, un successo straordinario. E devo dire che concordo pienamente con una cosa che ha detto Riccardo, che è un mio credo, cioè noi siamo sempre molto interessati al percorso intellettuale con cui si arriva. Io non crederò mai in nessuna conclusione. Hai giustamente smentito chi si appoggia su Pausania, perché Pausania nel secondo secolo ormai non vede più e non li può aver visti, perché se sono stati rubati, ciò è avvenuto prima quando il grande afflusso di opere d'arte. Quindi non
qualsiasi spiegazione, qualsiasi identificazione dell'artista o anche del personaggio rappresentato è di per sé incredibile. È incredibile a meno che non sopraggiungano nuovi elementi. Per cui quello che è interessante è quello che hai detto tu benissimo, è l'approccio al problema, il percorso ermeneutico che dimostra il procedere della disciplina, della scienza intellettuale, della storia dell'arte greca rispetto all'oggetto, ma non certo il raggiungimento di una conclusione che sia ampiamente condivisibile. Quindi questo mi sembra molto importante. Certo, adesso la tua raffinatissima analisi finale è veramente ammirevole nel dire che il problema della vicinanza delle statue testimoniato dalla contemporaneità del loro ritrovamento può essere superato dal fatto di essere entrambe frutto di un processo costruttivo che obbedisce ad un tipo, non certamente alla presenza. Questo mi sembra una cosa da Riccardo, devo dire, conoscendoti da quando eri studente alla scuola, molto molto fine e quindi che apre il campo a tante discussioni. Niente, io non ho molto da dire, adesso taccio perché lascio la parola agli altri e ribadisco i miei complimenti per questa vostra esposizione. Prego, intervenite ragazzi, parlate. Ciao Carmine, accendi il microfono così sentiamo, non ti vediamo solo ridere. Pronti? Vai, vai. C'è qualcuno che alza, un utente guest che ha alzato la mano, però deve aprire il microfono. Aspetta. Ah, ecco, adesso, no, adesso l'hai chiuso, devi riaprire. Per un attimo l'avevi aperto il microfono, ora l'hai chiuso. Ecco, sono io. No, anch'io volevo unirmi ai complimenti di Emanuele a tutti e due. E devo dire che avete dato una splendida ricostruzione di natura culturale. A me ha interessato moltissimo l'approccio che si combina perfettamente. Da un lato, Carmelo, nel ricostruire tutti i passaggi, diciamo, della storia del rinvenimento e di tutto quello che ha ruotato attorno, ha dato uno spaccato di quelle che sono le problematiche relative alla conservazione, all'allestimento e alla fruizione di questo tipo di documenti. È un esempio, voglio dire, questo vale per tutto, ma in particolare per opere di questa portata. E devo dire che attraverso quello che lui ci ha raccontato, in parte, come dire, ho ripercorso cose a cui io ho assistito direttamente, nel senso che noi abbiamo imparato a vedere quale sia l'importanza del rapporto tra la conoscenza filologica del pezzo e il rapporto stretto con gli interventi di restauro, che non sono opere che vanno eseguite in compartimenti stagni, no? Di cui poi si prendono i risultati. E questo credo che debba essere una cosa da tenere presente rispetto a tutti gli altri tipi di analisi che oggi si vanno eseguendo in tutto il campo dell'archeologia. Cioè la figura, l'importanza della presenza della conoscenza filologica archeologica all'interno di ogni processo che va messo in campo. E io mi ricordo bene quando dopo il primo restauro fatto a Firenze, mi ricordo ero andata a Reggio Calabria e la preoccupazione di quando si erano accorti che i bronzi davano di nuovo segni di corrosione. Per cui credo che anche, come dire, la conquista, il primo intervento di restauro è stato un punto di conquista, di conoscenza. Però credo che una cosa che bisogna imparare è quella che i risultati ottenuti, ma non sono mai un punto di arrivo definitivo, ma che bisogna sempre continuare a conoscere e ad intervenire
sempre con la volontà di correggere, perché ogni passo è una conquista successiva. E credo che anche da un punto, l'ha già detto Emanuele, non mi voglio soffermare su questo, ma io vorrei anche sottolineare l'importanza di come è stato sentito il rapporto con questi monumenti da parte di un'autorità politica che era il Presidente della Repubblica. Io credo che presidenti come Pertini non ne avremo più. Credo però che deve rimanere, può rimanere sempre un punto di riferimento straordinario, perché ha dato dignità del valore di queste statue nel momento in cui ha fatto fare il passaggio al Quirinale, no? Abbiamo tante mostre al Quirinale, ma non hanno più la stessa valenza. Diventano una vetrina, ma io credo che il valore che è stato dato dalla scelta di Pertini nel momento in cui ha deciso che andavano collocate a Reggio Calabria, perché era una restituzione, non perché appartenessero, è un prodotto di quel territorio, ma perché ha capito qual era l'importanza del dare alla collettività il riconoscimento della presenza di queste opere. E io credo che, come dire, in un momento come quello in cui stiamo vivendo, io credo che ricordare queste cose debba essere per noi un fare, una guida, non di scelte che devono essere dettate da motivi opportunistici o di bandiera, ma credo che debba essere un costume che dobbiamo introitare e che dobbiamo cercare di trasmettere. Quindi io in questo senso sono profondamente, come dire, grata a Carmelo del quadro che ci ha dato, perché comunque ci ha posto anche un altro punto fondamentale, e che credo che dovrebbe essere trasmesso nel momento in cui andiamo a insegnare agli studenti, a quelli che si affacciano all'archeologia, come la storia che accompagna dal rinvenimento della scoperta, dal modo in cui ci si è rapportati, è la storia della cultura che ci ha preceduto e che non può essere dimenticata, ma che nella sua ricostruzione segue quel filo rosso che sta ad indicare quali sono i passaggi e ci aiuta a riflettere sulle conquiste positive e sugli errori anche, perché credo che su questo bisogna essere concordi. E quindi, diciamo, da questo punto di vista, veramente, per quelle che sono il mio modo di pensare, il mio modo di sentire, io credo che quella che si chiama la storia dell'archeologia è fatta da tante storie, ma il problema è quella di mantenere vive ogni aspetto di queste storie all'interno di quello che è il loro percorso. E poi, come dire, e credo che su queste forme di conoscenza si basa la coltissima dissertazione di Riccardo. E credo che veramente la tua lettura aiuta a riproporre le opere d'arte all'interno di una conoscenza archeologica globale. E credo che questo tipo di approccio è quello che fa superare definitivamente, per quanto mi riguarda, la separazione tra una storia dell'arte e un'archeologia, no? L'archeologia è totale. L'archeologia è la storia dell'umanità, del passato, attraverso i documenti che ci sono rimasti. E all'interno di questa storia, civiltà che hanno prodotto monumenti come i bronzi di Riace sono senza dubbio civiltà che hanno costruito qualche cosa di diverso rispetto a delle produzioni altrettanto valide a quella che si chiama la geologia della produzione, che è altrettanto valida, ma che è un altro livello di produzione, e che una società complessa produce di tutto fino ad arrivare anche a opere di questo genere. Io sono profondamente d'accordo con Riccardo, e su questo gli sono molto grata, perché quello che lui, anche il rapporto e il confronto con la ceramica del periodo corrispondente, non attraverso seriazioni, ma attraverso anche altrettanto opere che segnano degli spartiacque, quali sono quelle che ha fatto vedere, sono fondamentali, perché ci aiutano a ricostruire quella storia dell'arte che è essenzialmente storia della cultura,
perché nel momento in cui, come dire, si confronta all'interno di uno stesso momento determinate forme di espressione che sono determinate anche sono diverse per le scelte di dove vengono realizzate, che però sono condizionate dalle stesse cose. Come dire, tutta la produzione attica con le figure singole, come dire, monumentali, dipinte sulla faccia di un vaso, credo che rientrano nella stessa concezione, ma anche il Nardo ha fatto una gradualità. E sono profondamente d'accordo che il rapporto con questi monumenti è un rapporto di tipologia visuale. Questo credo che sia fondamentale, che è completamente lontano dal nostro approccio moderno, perché noi, come dire, non andiamo... La seriazione per noi è una seriazione che parte da altri presupposti. Le nostre opere d'arte sono qualche cosa che si distaccano da tutto il resto. Invece è la qualità all'interno di una seriazione che costituisce la gradualità del valore delle diverse opere realizzate. Credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali. La classificazione tipologica è una espressione mentale, è un'espressione mentale la cui realizzazione nella variazione delle scelte di come realizzare la figura, che è al centro dell'attenzione, cammina di pari passi con la speculazione filosofica. Io credo che questo, che è speculazione scientifica anche, perché è la forma della conoscenza della figura umana. E all'interno di questo ricordiamoci che è la figura umana nella sua articolazione che determina lo spazio e la definizione di quella che si chiama, non esiste la natura. Esiste la definizione dello spazio che è determinata dalla figura umana. Credo che questo sia uno degli elementi fondamentali. Per cui è attorno alla figura umana che si deve realizzare la conoscenza di quella che è il primo luogo della rappresentazione di qualche cosa che è l'equilibrio della forma. Credo che mi sembra che sono perfettamente d'accordo su questo. E sono perfettamente d'accordo che, come dire, per mia mentalità io non sono stata mai soddisfatta dal cercare di riconoscere in un'opera d'arte il nome dell'autore o di che cosa o di il rapporto non solo alle fonti scritte, ma cercando di cercare di determinare. Questo vale anche per la grande pittura, no? La problematica è la stessa. Il problema è quello di che cosa esprime, è la qualità artistica che esprime. E allora, all'interno di questo, io credo che la ricerca che bisognerebbe fare nel modo di rappresentare, tu hai posto delle cronologie, come dire, variabili o che sono determinate da altre cose, credo che all'interno di questo tuo discorso noi riusciamo a capire meglio che cosa significa la creazione del doliforo di Policleto e che cosa significa poi l'inserimento della figura fino ad arrivare a Lisippo. Credo che in questa maniera noi siamo stati sempre abituati a vederlo come qualcosa di figurine, no? Però il discorso è anche un altro, e qua io ti voglio fare una domanda. Possiamo pensare al di là di dove potevano essere queste statue? Se noi siamo in grado, o è possibile porci il problema, di capire quali fossero le scuole di bronzistica che avevano dato l'elemento di una ricerca, indipendentemente da chi l'ha realizzata. Io penso alla scuola di Argo, io credo che la scuola di Argo è quella che più... credo che, come dire, tra Argo e Sicione, io credo che dovremmo cercare di ricollegare queste cose. Ti chiedo, a mia conoscenza, non conosco una scuola di bronzistica ateniese. Se pensi che ci possa essere, che ci manca, perché ci manca ogni forma di documentazione. Però io credo che all'interno di questo forse una riflessione va fatta, perché credo che le scuole di bronzistica ci riportano al Peloponneso e credo che in questa direzione probabilmente, come dire, all'interno di quello che è stato il contributo, all'interno di un linguaggio che è un linguaggio, diciamo, della polis in quanto espressione del pensiero collettivo, però andiamo a ricercare probabilmente le specificità, perché credo che in questa direzione, proprio quello che ci hai fatto vedere del Partenone, la
con presenza del diverso, no? È un altro tipo di filone di ricerca nella statuaria, però che è una statuaria in pietra. Allora credo che in questa direzione, cioè è una domanda che ti faccio, visto che ti sei posto questi problemi, mi hai suggerito, io credo che in questa direzione probabilmente c'è una prateria di ricerca e io spero che le prossime ci vorrai rendere compartecipi di queste cose e credo che questo può aiutare anche a costruire una mentalità complessiva nel momento in cui si cerca soltanto di dare attenzione alle grandi scoperte, di cercare di interpretare. Ecco, io la grande lezione che ci avete dato è che l'interpretazione è qualcosa che non rimane sempre uguale a se stessa, ma che ha valore soltanto se è costruita all'interno di una ricerca che si ricollega al passato e che cerca di aprire nuove strade. Perciò veramente io sono contenta perché a questo punto uno spiraglio che l'archeologia non è più una scienza soltanto di propaganda mi conforta, perché ero un po' depressa, vi devo dire la verità, e vi ringrazio. Vabbè, solo un'osservazione. Angela, grazie mille dell'osservazione, grazie anche a Lello. Cioè, entrambi avete colto infatti lo spirito con cui abbiamo fatto il nostro intervento, cioè non di proporre soluzioni, ma di tracciare un quadro culturale, storiografico, ma anche alcune, no, delle possibili piste metodologiche di approccio, rileggendo secondo quelli che sono i nostri bisogni anche scientifici, le nostre domande, dei capolavori che appunto ogni generazione dà delle risposte differenti. E ti ringrazio anche per quest'ultima domanda a cui ovviamente non posso rispondere perché, come hai già detto, hai anticipato, è una prateria di ricerca, cioè un percorso di ricerca, ma sicuramente è una delle direzioni nuove con cui rileggere appunto queste opere in una sorta di storia archeologica o artigianale dell'arte, quindi studiare le scuole di bronzistica a partire da quell'argiva che poi, dato che ha come esito Policleto, è sicuramente quella che Argo Sicione. Esattamente, la più ovviamente Attica c'è anche perché gli stessi Critios e Nesiotes erano bronzisti, gli stessi pittori Polignoto, Micone avevano esercitato la pittura, però noi non siamo in grado, proprio per mancanza di documentazione, di darle un'identità, una fisionomia così netta. Però veramente cioè la tua osservazione punta nella direzione in cui approfondire la ricerca e potranno venire sicuramente grandi novità, per cui grazie molte. Credo che rimane ancora vivo quello che diceva Bianchi Bandinelli, no? Che noi possiamo essere in grado solo di ricostruire la storia della cultura artistica, ma non possiamo costruire le personalità artistiche. Bianchi Bandinelli l'ha sostenuto e ha detto che l'archeologo tocca fare questo, perché non ha mai niente di diretto, ma che deve cercare di ricostruirlo in maniera indiretta. Credo che questa è una lezione che rimane ancora viva, credo che da questo punto di vista, no? Certo, ma tutte le stesse soluzioni proposte, lasciamo stare l'identità, ma anche sull'ambiente artistico di provenienza, sulla paternità artistica dell'uno, dell'altro bronzo, sono talmente anche contraddittorie, che non significa che nessuna sia giusta, magari c'è anche una soluzione migliore tra quelle, però significa che il metodo non è sufficiente per arrivare a una conclusione, il metodo tradizionale. Quindi certamente la pista che hai indicato è da percorrere, sarà foriera di, insomma, speriamo di ulteriori dati. Ecco, grazie. No, grazie a te perché hai fatto un'analisi filologica che è straordinaria. Io sono convinto che la filologia è la base di ogni ricerca. C'è qualcun altro? Emanuele, la filologia totale è l'insegnamento basilare della scuola di Ettore Lepore, dalla quale discendiamo, fatte salve le differenze tra i giganti e i nani attuali. I nani. Per guardare lontano devono salire sulle spalle dei giganti. No, una filologia totale che lui ribadiva essere in contrasto col suo amico Finlay, capito? Il quale invece fino alla vigilia della morte non ha creduto niente che l'archeologia potesse essere una scienza storica. Poi alla fine si era parzialmente ravveduto, ecco, Momigliano mai si è.
In questo caso è una scienza storica, in quanto scienza della cultura. Sono antiquaria, capito? Non invece no. C'è Renata, chi ci interviene? Michele, Renata, chi vuole intervenire? Luigi, chi ci sta? Vedo tante facce. No, Laura. Nessun altro? Angela, io ho seguito con molta attenzione e mi complimento tantissimo per il lavoro che stanno facendo e per le belle relazioni che hanno fatto. A parte le vostre osservazioni, che sono state davvero, come sempre, stimolanti assai. Io per me non aggiungo nulla, se non una battuta, che i numismatici è meglio che studino le monete. E qui mi fermo e loro mi capiscono bene. Riccardo, Carmelo. No, io non ho capito però. Vabbè, spiegategliela. C'è un esimio collega che sta nel consiglio scientifico del Museo di Reggio che scrive a sproposito di più sui bronzi di Riace. Sei anche candidato alla direzione della scuola di Atene. Sì. E quindi non posso che ammirare anch'io, come avete detto voi, questo metodo che appunto non va a cercare lo scoop e a cercare il nome dell'autore. No, ma giustamente Riccardo ha detto elencare tutte le ipotesi sull'identificazione del monumento e dei personaggi dei bronzi avrebbe bisogno di... Ma io in questi giorni mi sto occupando della bibliografia, che in gran parte conoscevo, di Francesco Latorre, perché la settimana prossima lo dobbiamo commemorare a Messina, e ho scoperto anche un tedesco di cui non ricordo il nome, ha identificato il bronzo con il pugile di Locri, Eutimos. E mi viene, sai, che ha conquistato Temes, avendo vinto il mostro, che era quello che a cui davano la Vergine annuale, come nel cuore d'Olimpia, eccetera. E non purtroppo da quando sono in pensione mi manca la biblioteca, sto perennemente a chiedere a amici, a colleghi di mandarmi PDF, oppure compro i libri su Amazon, li scarico dai siti pirata che ci fa. Però non posso dire che ho l'esaustività, mi sarebbe piaciuto leggere l'articolo di questo signore per capire con me che arriva alle conclusioni. Quello mi interessa, alle conclusioni non crederò mai. Volevo sapere perché il bronzo A è il pugile Eutimos. E chissà quante altre ipotesi sono state. Dimenticavo anche che quando il mio maestro compianto, maestro di tutta la nostra generazione, Paolo Moreno, ha avanzato l'ipotesi di Tideo e dei sette a Tebe, il sindaco di Tebe lo ha invitato a Tebe a fare una conferenza. Dopo la conferenza di Paolo a Tebe, il sindaco ha apertamente lanciato un appello alla popolazione che voleva i bronzi di Riace a Tebe perché rappresentava, capito? Perché erano i sette a Tebe. Vi devo lasciare, ancora complimenti a tutti. Ciao Renata, ciao. Ciao. Ci sono, prego ragazzi, intervenite. Chi ci sta? Michele, dai. Sì, no, eccomi, infatti. Michele Scapuso. Sì, mi associo ai complimenti, insomma, ringrazio entrambi per questo, per, insomma, due percorsi che si integrano in maniera perfetta, diciamo. E ovviamente sì, anche io, quanto diceva Renata Cantilena, insomma, mi sono ricordato gli ultimi articoli su Repubblica, sulle varie indagini, no, dell'argilla, insomma, che probabilmente provengono da due cave non molto lontani, ma entrambe, insomma, che ricadono nel territorio di Argo. Vabbè, però appunto mi sembrano quelle un po' delle osservazioni fuori fuoco, perché per quanto l'archeometria certamente può essere utile come strumento, no? Però appunto quello che dicevamo prima, l'analisi filologica consente anche un po' di sgrassare, no? Tutte queste ipotesi da tecnicismi, no, che sembrano più delle forme, come dire, di automazione interpretativa, piuttosto che dare appunto attenzione alla diciamo, all'essenza sia storico-artistica, ma della cultura materiale in genere, quindi
sono assolutamente d'accordo di dover in qualche modo mettere la lente di ingrandimento in una ricerca nuova che in qualche modo dia appunto, cioè che percorre i settori più umani, ecco, meno tecnici rispetto a questo tipo di ricerca. Quindi assolutamente d'accordo con quanto si è detto, veramente c'è poco da aggiungere, ringrazio entrambi per insomma queste bellissime occasioni di riflessione. Ciao. Grazie Michele. Grazie a voi. Allora, intanto si sono fatte le 7:30, siamo 2 ore e mezzo che noi saremmo rimasti anche altre ore a sentirvi parlare perché siete talmente attraenti come in un dialogo di Platone che ho citato prima. Per cui niente, visto che si è fatto tardi e che non vedo altre mani alzate, io ringrazio veramente di cuore Carmelo e Riccardo per questa splendida lezione, questo pomeriggio così, così intenso intellettualmente, denso e così di alto profilo. E niente, spero che avremo altre occasioni di sentirci, di parlare di altri argomenti, sempre con questa vivacità intellettuale e questo nostro bisogno di imparare. Nell'archeologia e società di Bianchi Bandinelli c'è un quadro di Goya rappresentato, in cui un vecchio più o meno della mia età, no? Un po' più vecchio, diciamo, perché c'ha il bastone, la barba lunga, si piega e ancora non sono a questo livello, e il titolo del quadro è Ancora apprendo. Grazie a tutti.